20 luglio, oggi parliamo di uno dei santi dell'Antico Testamento. Ecco, noi sappiamo che la santità, l'autentica, la vera santità, esisteva già prima della venuta di Gesù Cristo. Ci sono tanti uomini, patriarchi, profeti dell'Antico Testamento che sono venerati come santi, anche re. E naturalmente nella loro vita hanno avuto un percorso di crescita nella santità meno lineare del più piccolo del regno dei cieli, ma sono stati anche loro grandi uomini che in vista dei meriti di Cristo, in vista del sangue di Cristo, hanno potuto avere vera santità nella loro vita. E parliamo probabilmente, ecco, del più grande profeta dell'Antico Testamento, colui che personifica la figura stessa del profeta, della profezia nell'Antico Testamento, come possiamo ben vedere nell'episodio della trasfigurazione del Signore. È Sant'Elia profeta. Ecco, Sant'Elia profeta era originario di Tisbe, quindi è detto Elia il Tisbita, e apparteneva a quella sorta di congreghe di profeti, al filone profetico della religione giudaica, che ancora non si era completamente formata, così come ai tempi di Gesù, ma alla quale già aderivano gli ebrei, i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. E lo stesso nome di Elia, Eliyahu vuol dire il mio Dio, El vuol dire Dio, il mio, Yahu, Yahweh, quindi il Signore, quindi il mio Dio è il Signore. Gli altri possono scegliere altri dei, ma il mio Dio è il Signore. Quindi il suo nome è già un programma e uno segno, un sigillo di identità per lui. Lui fu chiamato in un periodo molto difficile della storia di Israele, quando il popolo stava perdendo la fede nel Dio di Israele e seguiva Baal e i sacerdoti di Baal, e seguiva la dea, l'idolo Astarte e i sacerdoti di Astarte. Ebbene, in questo periodo regnava il malvagio re Acab, che si era corrotto e pervertito avendo sposato una principessa originaria della Fenicia, Jezabele, e tutta la vita di Sant'Elia è segnata dalla fede nel Dio unico, nel Dio dei padri, delle 12 tribù di Israele, ed è segnata dalla sua lotta per l'affermazione del monoteismo, ed è contrassegnata, sigillata da Dio con molti miracoli. Pensiamo al miracolo della pioggia, no? Che per prima la carestia per 3 anni e 6 mesi non piove, e poi, grazie alle sue preghiere, piove sulla terra di Israele. E poi il miracolo alla vedova di Zarepta di Sidone, quando la farina e l'olio non si consumavano mai, ma si riproducevano per virtù divina. Pensiamo all'umanità, alla fragilità anche di quest'uomo che giungerà alla fine della sua vita ad essere tanto santo da essere assunto in cielo in un carro di fuoco, per cui San Giovanni Crisostomo dice che lui fu un angelo in terra e un uomo in cielo, un uomo celeste. Come un angelo fatto di terra e come un uomo fatto di cielo, a metà tra terra e cielo. Ma aveva anche egli le sue debolezze. Pensiamo quando egli non si oppose allo sterminio dei profeti di Baal, o pensiamo quando egli fu preso quasi da una depressione per cui desiderò morire sotto un albero nel deserto. E poi un angelo del Signore lo nutrì con un pane miracoloso e un'acqua miracolosa che gli diedero la forza di camminare quasi a ritroso nella storia di Israele 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, la cima del Monte Sinai, dove Dio non si manifestò
nel terremoto, non si manifestò nel fulmine, non si manifestò nella tempesta, ma in una voce silenziosa di vento sottile, così dice la traduzione. Dio non si impone con la violenza, Dio non scombussola l'ordine con le rivoluzioni, Dio non si serve del male per affermare il bene. Lui bussa delicatamente, in modo mite, nel cuore degli uomini, in modo umile, e solo gli uomini possono rispondere alla sua chiamata. E quindi Dio lo incoraggia e gli fa ricominciare da capo la storia del Medio Oriente con l'unzione di tanti re. Tante volte anche noi siamo presi dallo scoraggiamento quando vediamo che la Chiesa non sembra andare proprio per la maggiore, soprattutto sui giovani, anche la società è confusa, quindi ci può venire la tentazione di deprimerci come Elia, ma in realtà se ritorniamo alle radici, alla fonte della nostra fede, come ha fatto lui tornando all'Horeb in un pellegrinaggio anche faticoso, Dio ci mostra che nella umiltà fa nuove tutte le cose. Sant'Elia profeta, donaci una fede grande nel Dio unico e nel Dio di Gesù Cristo, mite e umile di cuore, nel Dio dolce e soave dello Spirito Santo. Così sia.